to the Kalos region. Ciao a tutti ragazzi, sono Adventure Magic, oggi sono qua insieme a Max129. Siamo qua con Pokémon Troll Face. Vai pure avanti. E praticamente ci siamo lasciati che Selena aveva visto una cosa. E adesso mi sta dicendo: ehi Maxi, guarda cosa ho trovato, tieni, è per te. Adorano i rompicapi, sono diventata un'attenta osservatrice, anche se forse non si direbbe, Ottieni un'antiparalisi. Ok. E cosa servirebbe? Serve per togliere la paralisi al mio Pokémon. Perché si possono usare le pozioni anche durante i combattimenti? Sì, soprattutto durante i combattimenti. Perfetto. Inizia la sfiga da la sfiga di Gennaro Bullo. Manda in campo Scatterbug, quel solito brucchetto del cavolo. Allora, taglio. No, facciamogli vedere la lotta. Allora, iniziamo subito con una lotta. A proposito, Cispin ha imparato il rotolamento. Shazoom! Che è super efficace contro i Pokémon tipo lotta. Il coleottero. Adesso manderà... spero un altro Scatterbug. No, manda Fliczkin. Che comunque, essendo di tipo volante, rotolamento è super efficace. Perché, come sapete, rotolamento è una mossa che continua nei vari turni e diventa sempre più forte. Per l'appunto, quando l'altro Pokémon evita l'attacco, non funziona più il rotolamento. E Cispin è passato al livello 9, ragazzi. Ragazzi, livello 9. Per Cispin! Ma quando vinci ti danno qualcosa, certe volte, gli allenatori? Soprattutto soldi. Fino adesso quanti soldi hai? Ah, non lo so, non si può vedere a meno che non trovi un centro... La Caterpillar. Un salto, sì. Sì. Ed eccoci qua, ritrovati ragazzi. Perfetto, continuiamo il video. Sì, che quel Caterpillar l'ha rotto il cavo. Volo? Sì. Vediamo chi è. Metapod, che è l'evoluzione di Caterpie. L'abbiamo trovato subito perché tanto non è così potente. Sa usare solo rafforzatore. Sempre di tipo coleottero. Mi sembra che è un secondo tipo di erba. No, per quelli infatti che vedono questo gioco per la prima volta, vi ricordiamo che questo gioco non è proprio così tanto facile. È semplicemente facile adesso perché sono i primi episodi. Poi vedremo più avanti. Intanto andiamo avanti. Hai delle Pokéball? Sì, me le hai date tu. Ehi, non fare complimenti. Che cazzo, me le hai date tu le Pokéball? Ne avevi 50. Ecco qua. Okay. Ma me l'hai chiesto tu di... Darò una bella scossa a te e alla tua squadra. Danila Pupa. Ok. Pupa. Ma no, Pikachu, no! No. Che sei la controparte di Ash? Che palle. Livello 5. Io in questo momento mi sa che non ho nessun attacco super efficace. Rotolamento abbiamo 20, perché ricordiamo che dopo un po' gli attacchi finiscono, cioè non si possono usare. Sì, non si possono usare all'infinito. Credo che i Pokémon di tipo. Ma rotolamento, cioè quante volte si possono utilizzare? Cioè, come si fanno a rimettere a posto? Come si fanno a riusare dopo da capo? Devi andare in un centro Pokémon oppure usare un riutilizza PP che praticamente ti restituisce. Riutilizza PP. Accidenti. Peccato che io non ho mosse super efficaci su Pikachu. E lui mi ha usato. Fa cagare. Tanto neanche lui è molto efficace sul tipo erba. Quindi l'ho già fatto fuori. LOL. Vabbè, ho già fatto fuori Pikachu. Per il Gaudio e la gioia. E il mio Cispin è pure passato di livello al 10. Per ora è semplice farli passare di livello. Vi assicuro che poi quando arriveranno a un livello maggiore saranno due. Per farli passare. Vabbè. Allora, arriveranno il livello massimo di Pokémon è 99, vero? No, è il 100. Ah, ok. Poi forse in questo gioco potrebbero... Questa battaglia l'assalto. Mm-hmm. Vabbè, intanto cosa stavi dicendo? Questa battaglia... Potrebbero aver aumentato. Ok, adesso vedremo. E ragazzi, dopo 1000 miliardi di bave... Perché questo qua usava continuamente 1000 bave. Che è una mossa che rallenta. Esatto, di molto anche la velocità, come molti sapranno, ma altri tanti. Vorrei anch'io un Pikachu, ma... Che cazzo stavi dicendo? Scusami. Ehi,
Non trapassa, non trapassa. Ehi Maxi, vuoi che rimetta in sesto i tuoi Pokémon? Cioè, io ho usato una pozione quando tu potevi farlo da subito? Ma va a cagare. Schiatta. Cosa succede? Sei arrivato per primo. Quanto pare hai del talento, caro vicino. Lol. I Pokémon nella lotta sono troppo coreografici. Devo trarne ispirazione per i miei passi di danza. Tierno, quando la smetterai con questa storia delle coreografie dei Pokémon? Bene, ci siamo tutti. Forza, andiamo a Novartopoli. Che sarà più avanti. È bello il fatto che i tizi non si muovono insieme. Percorso 3, via. Cosa c'era scritto? Ehi amici, cosa farete adesso? Andremo in cerca di Pokémon, naturalmente. Del resto ce l'ha chiesto il professore. Ogni Pokémon ha un suo luogo preferito, quindi bisogna cercare un po' ovunque. Potremmo incontrare specie diverse da quelle che si trovano nei boschi. Pokémon diversi useranno sicuramente mosse diverse. Tu cosa farai, Serena? Io andrò a Novartopoli per sfidare il capo palestra. Di John capo palestra. Solo così potrò mettere alla prova la mia abilità come allenatrice. Li incontreremo quindi più avanti. No? Sì. Ne sai di cose tu. I miei genitori mi hanno insegnato molto. Ecco, questa vi sarà senz'altro utile. La guida avventura. È un decalogo prezioso per ogni allenatore. Dovrebbe conoscere qual è la tua copia. Ottieni una guida avventura. Ci sono delle regole, insomma. Sì. Consultatela in caso di dubbi. Grazie mille. Io passerò un po' di tempo con Froakie. E tu, Maxi, cosa farai? Ah, io in questo momento. Allora, anzi, noi in questo momento alleneremo un po' Chispin. Poi cattureremo degli altri Pokémon. Intanto dovremo andare a Novartopoli. Perché comunque è sempre bene sapere qual è il tipo della palestra. Perché andare contro a un capo palestra così alla Ma Bimbo, secondo me, è quello che lui è, non il cognome, sai? Infatti, ma dai. Sì, vabbè, allora la tipa di prima era pupa. Sì, era una pupa, problemi. Vabbè, okay. Comunque, praticamente dovremmo capire il tipo dei Pokémon che usa il capo palestra per... Chiesto Pokémon Azuril debole per riuscire a sconfiggerlo meglio, trovare i Pokémon più forti contro, per l'appunto, il capo palestra, così da batterlo con più facilità, ovvero i Pokémon che sono super efficaci su di lui. In questo momento non mi va di combattere niente, devo combatterci a meno che non vado nell'erba. Dov'è? Vado nell'erba, sai che roba. Vabbè, okay. Ragazzi, adesso puoi salvare perché dovrei allora, che cazzo. Pista. Vabbè ragazzi, a questo punto vi dovrei stoppare il video, quindi... Questo è un alberello che mi sa che dovremo tagliare più avanti. Vabbè, e quindi da questo punto vi stoppo il video. Ciao a tutti da Adventure Magic e Max 129. Al prossimo video di Pokémon XY. Welcome to the Kalos region.